Giornata di ottobre, beh, chiaramente fuoco che va come non ci fosse un domani, Sì, l'ho appena detto. grazie alla mia lei, che la fuochista è appunto lei, la mia Andrea, e ora vi facciamo vedere l'estate che chiaramente ci aspetta fuori dalla porta. L'estate sta finendo, mannaggia Ali Pescetti. Se l'avete seguito, avevo fatto un video del fatto che dovevo mettere via la legna perché sarebbe arrivato un po' di pioggerella. Ecco, come dire, le previsioni sono state assolutamente rispettate. È arrivato un po' di venticello. La notizia pessima è che la serra, il telo è stato strappato, è volato via, dobbiamo sistemarlo e quindi il progetto serra che avrete visto se siete stati attenti, adesso vabbè, lasciamo perdere. Purtroppo qui abbiamo portato il vento di mare con noi. Perché qui dietro, quei monti laggiù, che si intravedono là, alla mia destra, ecco lì, dietro c'è Sesto Levante, per cui arriva praticamente il marino fin qui, che è abbastanza interessante. Ora ti porto con me a farti vedere uno degli hobby che seguo d'inverno. Ora ti accendo la luce un attimo. Ok, questa è la cantina, officina, dove ho costruito i pezzi anche per la nostra Harley. E qui c'è una delle mie passioni da quando sono bambino, cioè l'radiatore. Allora, questi si chiamano, per farvi capire, QSL. Confermano il fatto che tu abbia parlato veramente con una persona. In questo caso credo che si parli della, vediamo, Polonia. Vediamo un po'. Questo, per esempio, conferma che ho parlato con una persona in Spagna. Il tutto con la potenza di una lampadina, quindi corrente, praticamente, chiedo scusa, corrente pochissima. E il fascino, ora vediamo se c'è qualche amico italiano. Allora, tenete conto che, faccio un esempio, voi avete sentito, credo, i Z8, praticamente sto ascoltando e potrei parlare con una persona che è più o meno intorno a Napoli o la Calabria. Così, quindi, cioè, no, quando non esistevano i cellulari, e quindi se non aveste il cellulare e avete la patente da radioamatori, potete parlare con una persona dall'altra parte d'Italia. Chiaramente vale anche per l'altra parte del mondo, ovunque teoricamente. Questo è il fascino della radio. Abbiamo un dovere, che è quello di quando si ascolta, dover scrivere, appuntarci chi, di
da dove ha parlato, in che ora e altre cose. Quindi un po' come il marconista della nave, abbiamo proprio dei doveri. Che dirvi? Spero di aver affascinato anche solo te. Se sei rimasto affascinato, beh, ecco, la radio sicuramente è una cosa, è uno degli hobby più belli che esista, perché ti tiene in contatto, puoi contattare chiunque nel mondo, ed è romantico da matti, perché il caffè, nel mio caso, fuori, come hai visto nel video, come hai visto poco fa, cioè sta praticamente, c'è una bufera incredibile, e tu a calduccio hai la possibilità di parlare con chiunque nel mondo. Alla faccia di internet, che è banale, perché è chiaro che so che se tu che sei giovane stai ascoltando mi stai dicendo ma basta scrivere, non è uguale a parlare in radio, perché come ho detto la stessa persona che, con cui stai parlando oggi in Spagna, a Cadiz, probabilmente non ascolterai mai più. Quindi è fortuna.